Uno degli elementi, diciamo, che tante volte abbiamo rilevato da quello che ci scrivono, ma da quello che avvertiamo quando giriamo per strada e chiacchieriamo con i nostri cittadini, è sempre la mancanza di spazi per i bambini. Sindaco, ma si creatura donnai, questo l'ho sentito dire tante volte ed è una giusta riflessione a cui un'amministrazione deve occuparsi. Peraltro, diciamo così, noi non è questo il tema. Però dobbiamo anche migliorare, cercare di dare qualche spunto, qualche diversivo alle famiglie con i bimbi piccoli, in un momento come questo, magari i genitori, veramente questi bambini non sanno proprio dove portarli a passare qualche ora. E quindi non soltanto credo che sia pronto a fine settimana prossima il parco giochi nuovo a Villa Schwert, e l'auspicio che cercheremo anche di avere una collaborazione con il chiosco, con il bar che sta nella villa, per evitare quello che accade un po' dappertutto, che noi facciamo qualche cosa e poi magari ci sono altri che si divertono a distruggere e a vandalizzare, perché anche lì il parco giochi di Villa Schwert noi abbiamo dovuto smontare tutto perché i continui danneggiamenti e le vandalizzazioni avevano reso pericolose quelle giostre per chi ci andava. E quindi ovviamente il sindaco, le giostine. Cerchiamo anche di guardarcelo un po', noi faremo anche in questo senso quello che possiamo. Ma poi in tutti questi interventi, anche a Santa Lucia, anche a San Pietro, anche sul Parco Urbano, ci sono luoghi per lo sport e per il gioco dei bambini, in modo da dare delle alternative alle famiglie, dove si può passare un'oretta con i bambini. Stanno sulle giostre, insomma, e passa la domenica, ecco. E speriamo bene, sono contento, una piccola cosa, insomma, però, come dicevi tu, molto attesa. E ne faremo anche altri in modo da dare alternative alle famiglie di Cava.